Rieccoci ragazzi, allora come promesso continuiamo con il decreto legislativo 33 del 2013, pacchetto trasparenza, lezione 2. Allora, l'altra volta ci eravamo fermati al 5 bis, ieri in realtà. Perché non riprendiamo dal 5 ter? Perché è un articolo decisamente inutile, zompiamo direttamente al 6. Qualità delle info, le PA garantiscono qualità delle informazioni riportate sui siti istituzionali nel rispetto degli obblighi. Integrità. Costante aggiornamento, completezza, tempestività, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità dei documenti. È un articolo inutile anche qua. Una cosina però carina si può fare. Se noi andiamo su un sito comune di... Vediamo il primo che ci esce fuori. Di Pomezia, va benissimo, giustamente geograficamente vicino a qui. Se noi andiamo sul sito del comune di Pomezia, ragazzi, che ripeto, è costruito identico a tutti gli altri comuni, noi avremo sempre la sezione relativa all'amministrazione trasparente. Vedete qua come mettono tutto: segnalazioni, albo pretorio, amministrazione trasparente in tutti i siti. Leggi di più, eccoci qua. E qui abbiamo tutto: l'organizzazione. Guardate queste due colonne. Il personale, la performance, attività e procedimenti, controlli sulle imprese. Questo è l'accesso civico. Quello che stiamo già facendo, un accesso semplice, di misura. Ok? Benvenuti in amministrazione trasparente. Infatti qua proprio richiama chiaramente il decreto legislativo 33 del 2013. Andatevela a vedere queste cose. Comunque sono sempre... interessanti, ok? Proviamo a fare una piccola ricerca. Voglio andare su attività e procedimenti, tipologie di procedimenti. Anzi, no, qui entriamo troppo nel complicato. Facciamo così: personale, dirigenti cessati, titolari di incarico, i tassi di assenza, ragazzi. Cioè, questi pubblicano i tassi di assenza. Vi rendete conto della portata innovativa di questo decreto legislativo? Articolo 16,3 come riferimento normativo. Quindi, questo per dirvi la cosa che volevo dirvi, appunto. Due punti. Quanti giochi di parole. Sembrano delle cagate assicurare l'omogeneità, la qualità e il costante aggiornamento. In un certo senso, sì, possiamo anche definirle delle cagate. Però ricordiamoci, quando facciamo questi discorsi, sempre il collegamento con la privatizzazione della PA, con il nuovo ruolo del manager barra dirigente. Con la performance di Brunetta, tutte cose che abbiamo visto e rivisto. E perché io ve le ridico per la quarantesima volta? Perché così vi si inficcano nel cervello e il cervello vi fa in automatico questo aggancio. Performance, privatizzazione, premialità, dirigente. Ok? Cosa che in un orale può tornarci molto utile. Il dirigente che non cura il costante aggiornamento, che non cura la qualità dei dati pubblicati. Configura una mancanza di obiettivi raggiunti. Ok? Abbiamo visto che c'è un organismo che controlla se il dirigente li raggiunge gli obiettivi, eh? Sempre in funzione premiale, stipendiale. Comunque, poi quando ci faremo bene il ciclo della performance, io ho fatto il video che si chiama Ok, ma come studiare per un argomento nuovo? In cui vi introduco proprio il ruolo dell'OIV, cioè per darvi. Cogliere un po' due piccioni con una fava, cioè da un lato studiare un argomento nuovo, vi insegno come si fa in un video di 20 minuti e lo potete fare su tutti gli argomenti. Due, e abbiamo iniziato a toccare con mano cos'è la performance. Ecco perché ho scelto l'OIV. Andiamo avanti, dai, articolo 7. Dati aperti e riutilizzo, documenti resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico. Sono pubblicati in formato di tipo aperto, non ci interessa. Riutilizzo dei dati, gli obblighi di pubblicazione, me lo leggo al volo e voi non mi dovete seguire. Sono io che decido se questo articolo è da selezionare per il vostro studio o no. Attraverso di istituzione, anche il loro trattamento, la pubblicazione, attuazione diretta, collaborazione, anche a dirigenti titolari, finalizzata, realizzata. Eccoci qua. Allora, la pubblicazione nei siti dei dati relativi ai titolari di organi di indirizzo politico e di ufficio, incarichi di diretta collaborazione e i dirigenti, quello che abbiamo visto prima, il tasso delle assenze, gli incarichi in corso e cessati dei dirigenti, è finalizzata la trasparenza pubblica e realizza, leggete qua, questo è importante, una finalità di rilevante interesse pubblico.
Ragazzi, purtroppo la pubblicazione è l'atto, forse è l'atto principale, l'attività principale di una PA. Ma rendiamoci sempre conto degli interessi in gioco. Da un lato, il bilanciamento su un piatto della bilancia ci mettiamo l'esigenza di conoscenza da parte del cittadino, ma dall'altro ci mettiamo la protezione dei dati personali. Ci fu anche una questione in merito ai dirigenti, se non sbaglio, sulla pubblicazione delle loro retribuzioni. Non solo, tra l'altro si prevedeva, ma questa è una vecchia questione giuridica che non vi dovete studiare, ve la sto dicendo solo come aneddoto. Addirittura in una prima versione di questa legge sulla trasparenza, che non ricordo qual è, ma può essere anche che questa, ma non me lo ricordo, si prevedeva addirittura la pubblicazione dei parenti fino al secondo grado di questo dirigente, cioè anche dei loro dati. Cose che non c'entravano nulla perché non svolgevano attività di pubblico servizio. Questo per darvi conto un po' della difficoltà che si riscontra nel capire bene quali dati pubblicare. Nel curriculum, che è in forma sintetica dei dirigenti, si trovano informazioni, ma certo togliamo la residenza, ad esempio, cioè è una cosa un po' delicata, il codice fiscale togliamolo, anche se comunque si evince. Quindi è sempre un gioco un po' delicato per il legislatore. Allora, andiamo avanti. E infatti, vedete, le PA possono rendere non intelligibili, cioè non comprensibili, cioè oscurandoli, i dati personali non pertinenti, se sensibili o giudiziari, non indispensabili sulle finalità di trasparenza. La pubblicazione dello stipendio dei tuoi parenti fino al secondo grado, ma che serve? Era una previsione del genere, cioè una roba completamente folle, ma è stata attiva, hanno dovuto fare un ricorso, un emendamento alla legge. Prestazioni di chiunque si è detto a una funzione pubblica sono rese accessibili, non sono invece ostensibili. Imparatevi il termine ostensione, è un sinonimo di pubblicazione. Guardate qua, non sono ostensibili infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro. Cioè i tassi di assenza che abbiamo visto prima, abbiamo preso a culo, non sapevo che c'era già questa disposizione. Però ci ha detto culo, i tassi di assenza che abbiamo visto prima, anche quelli devono essere filtrati, mica tutti i tassi di assenza. Se sto fuori per la 104, ma che te lo devo dire io a te? Il cittadino deve sapere che io ho la 104. No, no. Va bene? Andiamo avanti. Siamo veloci su questo. In realtà, raga, il succo del 33-2013 l'abbiamo visto già. Sono i due tipi d'accesso: il civico, diciamo, semplice e il generalizzato. Noi il civico semplice l'abbiamo appena fatto di accesso, raga. Chiunque, cioè io, senza legittimazione, non ho dovuto mettere speed. Sono entrato sul sito e ho visto. Se vedevo che non c'erano i tassi di assenza, mandavo, non l'avrei mai fatto, mandavo una PEC al comune e dicevo: guardate che non avete pubblicato questi dati. Ok, l'altro è il generalizzato. Come si differenzia? Rispetto al documentale lo sappiamo, non vi devo fare il richiamo della differenza tra i due tipi di accesso di cui a questo decreto legislativo e il documentale della 241, l'abbiamo visto nella prima lezione sulla trasparenza. Ma cosa distingue il civico e il generalizzato? La legittimazione attiva è la stessa, chiunque, anche non portatore di un interesse. Persino un coreano, se scrive www.comunediroma.it, entra e si legge i dati che non capisce, lo può fare anche lui. Quali sono le differenze tra il civico e il generalizzato? Intanto l'oggetto, gli atti, nel caso di accesso civico semplice, sono atti a pubblicazione obbligatoria per previsione di legge, nel caso di accesso generalizzato sono atti ulteriori. Restate su questa definizione per adesso, atti ulteriori rispetto a quelli soggetti già a pubblicazione obbligatoria per disposizione di legge. E poi la finalità. Nel primo caso, la finalità è controllare che la PA abbia effettivamente pubblicato quegli atti e conoscerli. Nella seconda è effettuare un controllo generalizzato, cioè il cittadino entra proprio nel merito dell'attività della PA ed esercita un controllo generalizzato sulla sua attività. Perché è generalizzato? Perché puoi accedere al bilancio, puoi accedere ai tassi di assenza, puoi accedere all'organigramma generalizzato. Quindi ti fai un'idea di tutte le attività della PA. E soprattutto questo lo distingue fortemente dall'accesso documentale, dove invece la 241 prescrive chiaramente che non sia finalizzato l'accesso a un fattore di controllo generalizzato.
L'accesso documentale è solo per interesse diretto, concreto e attuale e non può mai essere un controllo generalizzato, perché l'interesse è diretto, non è generalizzato. Ci siamo? Articolo 8. Decorrenza e durata. Oh, questo è importante. Decorrenza e durata dell'obbligo della pubblicazione. I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente. Che vuol dire? Entro il 31-12 devi fare il bilancio? Diciamo entro il 2 gennaio massimo devi averlo pubblicato. Gli altri atti, i documenti concernenti altre informazioni e dati di oggetto pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati e mantenuti ai sensi del presente decreto. Sono pubblicati per un periodo di 5 anni. Allora, iniziamo a capire anche una cosa. Questo sempre a livello di chiacchiera tra me e voi, tra me e te. Un atto amministrativo possiamo equipararlo a un bene culturale, è un bene di archivio, è un bene storico. Ecco perché ha una conservazione così lunga, quinquennale, solo dopo il quinquennio la PIA può fare spazio nell'archivio, se è cartaceo, eh? Decorrenti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Caso del bilancio. Approvato entro il 31-12, lo pubblico il 2 di gennaio, ebbene il primo anno dei 5 mi scatta dall'anno dopo, dal 1º gennaio dell'anno dopo. E comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, il principio della concretezza, vedete che c'è sempre, questo che vuol dire che se un atto esplica i suoi effetti per più di 5 anni, deve essere pubblicato per più di 5 anni. Ok, principio della concretezza. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'ANAC determina i casi in cui la durata della pubblicazione può essere inferiore a 5 anni. Quindi iniziamo già a metterci in testa che il segretario comunale, che si chiama, generalmente è lui nel comune che ha questo compito di essere garante dell'anticorruzione e della trasparenza. Perché le hanno mecciate corruzione e trasparenza? Ecco perché. L'abbiamo già visto, l'ANAC con delibera, con parere, può individuare i tipi di atti a pubblicazione obbligatoria. Qua può prevedere anche i termini di durata della pubblicazione obbligatoria. Quanto è pressante l'ANAC? Trasparenza, vi fanno una domanda sulla trasparenza, vi si deve accendere subito la lampadina dell'ANAC, subito. Articolo 9. Accesso alle info pubblicate nei siti, quello che abbiamo appena fatto. Ai fini di una piena accessibilità, nella home page è collocata l'amministrazione trasparente. L'ho sentita chiedere ai concorsi, raga. Senta, ma che cos'è l'amministrazione trasparente? Scena muta. Perché? Perché quel candidato non era entrato su un sito di uno degli 8.000 e passa comuni italiani. E non è 8.000 per sparare un numero, sono veramente 8.000. Al fine di evitare duplicazioni, la pubblicazione può essere sostituita da un documento ipertestuale e da un collegamento ipertestuale, che vuol dire il backlink. Clicchi sull'atto e ti apre l'altra pagina con la sezione dell'amministrazione dove era già pubblicato quell'atto, per non pubblicarlo due volte. Tra l'altro, no, questa parte finale dell'articolo 9 non ci interessa proprio, andiamo avanti. Pubblicazione di banche dati, vediamo avanti. I requisiti, nei casi e nei limiti delle banche dati, i soggetti adempiono agli obblighi e obbligazioni mediante la comunicazione, bla 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 bla. Allora, se non avessi trovato i tassi di assenza in amministrazione trasparente, cosa avrei potuto slash dovuto fare? Perché dico potuto e dovuto? Perché questa cosa del potere e dovere la ritroviamo spesso, anche il voto è un potere e dovere. L'esercizio del diritto a voto è un diritto e un dovere. Categorie ibride. Laddove sia stata omessa la pubblicazione di dati oggetto di comunicazione, ai sensi del comma 2, vediamo il comma 2. I soggetti adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto con comunicazione di dati, info e documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito nella sezione amministrazione trasparente con link ipertestuale.
laddove sia stata omessa la pubblicazione nelle banche dati dei dati oggetto di comunicazione di cui al comma 2 che abbiamo appena visto ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico si fa responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel caso di un comune al segretario comunale, capite che onere che ha questa persona? Laddove l'omessa pubblicazione, comma 4, sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui al comma 5 è presentata al responsabile. Qua il concetto che dobbiamo estrarre è che nel caso di mancata pubblicazione, il cittadino, quella PEC che io vi dicevo che avrei potuto o dovuto mandare, gliela mando al segretario comunale. Se è lui il responsabile della prevenzione, ma nel 90% dei casi è così. Guardate qua adesso, articolo 10, l'abbiamo visto già nella prima lezione senza sapere che ci fosse questo articolo, coordinamento con il piano triennale della prevenzione della corruzione. Ogni PA indica nel proprio piano i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, di modo da dare subito al cittadino l'input. Cioè, se non ci sono quei dati, ti dico io a chi devi scrivere. Ok? Questo piano triennale non è quello dell'ANAC, quello è il PNA, Piano Nazionale Anticorruzione. Questo è il piano dettagliato che ogni singola PA, sempre con orizzonte triennale, deve adottare. Guardate, la promozione di maggiori livelli di trasparenza che noi sappiamo concernere la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui al 117,2 lettera M della Costituzione, costituisce un obiettivo strategico. Quando il comune fa il controllo strategico e quando faremo il testo unico degli enti locali, ci vedremo cos'è il controllo strategico di gestione interno e esterno sugli atti, ce li vedremo queste forme di controllo perché i controlli vengono chiesti tantissimo ai concorsi. Ebbene, è un obiettivo strategico, cioè l'organo che si occuperà di fare il controllo strategico sull'ente, cioè corrispondenza tra obiettivi e risultati, controlla anche questo, se la pubblicazione è stata tempestiva. Deve tradursi in definizione di obiettivi organizzativi ed individuali. Cosa vi suona? La performance. Nella performance sia individuale sia organizzativa, una delle voci di valutazione è questa, la pubblicazione di dati. E infatti, comma successivo, mamma mia, regà, io vi giuro, io quando faccio le lezioni con voi non studio mai prima, non ho tempo, non ho voglia di farlo e mi sento di dire che non mi serva più di tanto, qualcosina mi leggo, ma non troppo. Però vedete che i ragionamenti che mi scattano vengono subito anticipati dal comma successivo, perché la legge, il legislatore, nella sua attività è perfetto. Potete dire quello che volete, che non si capisce, ok, ma è perfetto. Perché dico questo? Comma 4, le PA garantiscono massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance. Quello che avevo appena detto. Provvedono ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi. Provvedono a contabilizzare i costi e evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Ogni amministrazione presenta il piano e la relazione sulla performance, di cui al decreto Brunetta, alle associazioni di consumatori e utenti, questa roba non ci interessa. Ogni PA deve pubblicare sul proprio sito in amministrazione trasparente cosa? Il piano triennale per la prevenzione della corruzione, il piano e la relazione della performance, nomi e curricula dell'OIV. Andatevi a ripescare la lezione, ok, ma come studio un argomento nuovo, tra virgolette, c'è anche questo. E guardate, la trasparenza rileva altresì come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con la carta dei servizi. Torniamo alla determinazione dei livelli essenziali della prestazione. Gabri, ma cos'è la carta dei servizi? È un documento del cavolo che le PA devono pubblicare con cui ti fanno vedere quali sono i servizi che offrono ai cittadini, quante domande ci sono da parte dei cittadini, la citizen satisfaction sta nella carta dei servizi, cioè un documento con cui il comune, ad esempio il comune, rende conto alla cittadinanza dei servizi che offre, del modo di accesso a quei servizi. Andiamo avanti. Articolo 11 non c'è, dobbiamo farne una cinquantina di articoli, eh? Allora,
obbligazione di atti di carattere normativo e amministrativo generale. Quindi, articolo 12, obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale. Ricordatevi sempre, rispetto alla 241 del 90, cosa dicemmo? Rispetto a questi atti di carattere normativo e generale, sono quelli senza motivazione, se non sbaglio anche quelli sottratti all'accesso, trasversalità. Non ragioniamo per pacchetti. Allora, apro la 241 del 90 e mi ricordo che questi tipi di atti normativi e amministrativi generali non devono essere motivati e non sono accessibili. Poi nel pacchetto trasparenza invece c'è l'obbligo di pubblicazione. Buoni. Trasversalità. Partiamo dagli atti generali e di carattere normativo. Cosa sono atti di carattere generale e normativo? Via. Allora, eccoci qua. Questo lavoro va fatto. Io ve lo faccio vedere, lo facciamo insieme, ma va fatto. Ok? In ottemperanza, bla bla bla, eccoli qua. Carta dei servizi, regolamenti. Deve essere motivata la carta dei servizi o un regolamento? Sì, a livello di diritto, quello sì, con i visti. Codice di disciplina e di comportamento, deve essere motivato? È la legge che ti prescrive che lo devi fare. È il testo unico del pubblico impiego che dice che oltre al DPR 62-2013, che è il codice di comportamento nazionale, ogni PA deve adottare il suo. Regolamento di disciplina, lo statuto delle studentesse e studenti della scuola secondaria, insomma, ci stanno una serie di atti, no? Ebbene, sottratti ad accesso e motivazione, invece qua li troviamo come obbligo di pubblicazione. Quindi sottratti all'accesso ma con obbligo di pubblicazione, sono effettivamente sottratti all'accesso? Atti sottratti all'accesso. 241 del 90. Articolo 18. Allora, mettiamo il nostro filtro, normativi o a contenuto generale. Vediamo un po'. Ci sto mettendo un po' a ritrovarli, eh? Però va bene, un po' di tempo possiamo sempre prendercelo, non è un problema. Allora, eccoli qua. Allora, sono sottratti all'accesso i documenti coperti da segreto di Stato, i regolamenti che li prevedono come non rientranti nell'accesso, lo sappiamo, procedimenti tributari, atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione. Eccoli qua. Allora, perché qua invece ce lo mettono come oggetto di pubblicazione? Vediamo perché. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti normativi con i link alle norme di legge statale pubblicate nella banca di dati norma attiva, ne regolano l'istituzione, organizzazione e attività. Non ci interessa. Sono altresì pubblicati direttive circolari, programmi, istruzioni, le istruzioni intese come istruzioni operative emanati dalla PA e ogni atto che dispone in generale su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti. Ok? Ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti dell'OIV. Ecco perché non sono accessibili, perché sono oggetto di pubblicazione. Il responsabile della trasparenza delle PA competenti pubblica sul sito uno scadenzario, questo non ci interessa. Allora, perché questo discorso tanto cavilloso quanto fondamentale? Perché purtroppo non è univoco il diritto amministrativo. Il diritto amministrativo è senza dubbio, no, probabilmente, senza dubbio, il diritto più complicato, perché non è chiaro, mentre il penale è chi fa un reato, punto. Il civile, questioni di contratti, rapporti di lavoro tra privati. Nell'amministrativo entriamo in una in un marasma, in una giungla, in una foresta pluviale di atti.
pensate allo statuto comunale che non si capisce se è fonte primaria o secondaria, ma è subprimaria, quindi a metà, le soft law dell'ANAC, le loro linee guida, pure se vincolanti ma non hanno valore di legge. Cioè abbiamo una varietà di strumenti che è infinita, non solo una varietà di strumenti infinita, ma una varietà di istituti. Pensate solo all'accesso, che ne conoscete già tre e non abbiamo ancora fatto il FOIA, il Freedom of Information Act. Solo di accesso voi ne conoscete già tre. Guardate solo rispetto agli atti amministrativi generali e normativi, che casino, sono oggetto di pubblicazione ma non si può fare l'accesso e non devono essere motivati. Ora, faremo poi anche delle lezioni mirate tra orale e quiz, perché domande del genere, questo ragionamento trasversale su questi atti sottratti a accesso e alla motivazione, è una cosa da quiz, non è una cosa da orale. Allora le devono capire se ragionate, non gli chiederanno mai, senta, ma un atto di pianificazione è sottratto all'accesso, ma non lo chiederanno mai, quella è una domanda da quiz. Andiamo avanti, articolo 13. Obblighi di pubblicazione sull'organizzazione delle PA. Le PA pubblicano e aggiornano i dati concernenti la propria organizzazione, regolamento ufficio e servizi, pianificazione del personale, tutto, che vuol dire organizzazione? Tutto. Tra l'altro, gli atti relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione, andatevi a vedere a seconda dell'ente qual è l'organo di indirizzo politico e di amministrazione. Sull'articolazione degli uffici, l'organigramma di cui vi parlavo prima, le competenze anche dei dirigenti, l'organigramma, anche con rappresentazioni grafiche per gli idioti, senza offesa per gli idioti, elenco dei numeri di telefono e di posta elettronica dei vari impiegati. Andiamo avanti. Invece vediamo cosa dispongono in materia di titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali. Hanno fatto un purpurri qua, vi faccio leggere la rubrica dell'articolo 14. Perché un purpurri? Perché, ve lo ripeto per l'ennesima volta, in modo perentorio, politica e amministrazione, politica e gestione, politica e dirigenti, politica e manager sono separati. Ecco perché è un marasma questo articolo, perché hanno messo insieme, dato ovviamente dall'identità dell'oggetto della questione, cioè la pubblicazione di dati, ma hanno messo insieme titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, che sono proprio due cose che stanno all'opposto, non si devono mai avvicinare. Rispetto ai titolari di incarichi politici, infatti vedete come li distinguono, la legge è perfetta, anche se non elettivi, di livello statale, regionale e locale. Qui, cazzo, la prossima volta che me lo chiedono perché la regione non è un ente locale, c'è qui la risposta, livello statale, regionale e locale, se no avrebbero detto locale e basta. Cosa devono pubblicare? La nomina, proclamazione, pensiamo al sindaco, il curriculum, i compensi di qualunque natura, assunzione di altri incarichi, va bene? Basta. Eccoci qua quella cosa che vi dicevo prima, le dichiarazioni, limitatamente, cioè queste pubblicazioni vanno fatte limitatamente al soggetto, al coniuge non separato, non divorziato, non separato, e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Questa aggiunta, ove gli stessi vi consentano, è esattamente in concreto quella cosa che vi dicevo che è nata da quel dibattito assurdo. Ma c'ha senso, raga, ma vi pare che si mettono a condividere attestazioni e dichiarazioni di quegli articoli 3 e 4 della medesima legge anche rispetto al soggetto, al coniuge, e ci posso pure sta, ma i parenti entro il secondo grado, infatti solo laddove vi consentono, ok? Andiamo avanti, le PA pubblicano i dati a qualsiasi titolo conferiti, raga, questa roba è discorsiva, veramente non ci perdete tempo. Chiaramente il dirigente che comunica quali sono i suoi dati da pubblicare. Allora, negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali si fa così. Prendiamo un comune, il dirigente riceve un incarico intuitu personae, si dice, cioè ha fiducia da parte di chi gli dà l'incarico. Ha fiducia, diciamo così, basati chiaramente sul curriculum, ma quello è uno dei modi di accesso. Poi vedremo quali sono i modi di accesso alla dirigenza quando faremo il TUPI e quando faremo il TUEL.
negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti. Quindi già abbiamo capito che per far il dirigente devi fare il contratto e l'incarico. Vi ricordate, anche per il dipendente pubblico che non è dirigente sussiste questo binomio. Quando firmi il contratto instauri il rapporto di servizio, ma anche il rapporto organico, cioè sei rappresentante della PA. Quando fai cagate in giro, in orario di lavoro, nell'esercizio delle funzioni, le fa anche la tua PA e ne risponde per estensione a livello di responsabilità civile, insieme al dipendente. Nel senso che prima paga la PA e poi si rifarà sul dipendente. Quindi negli atti di conferimento di incarichi e nei contratti dei dirigenti ci sono gli obiettivi di trasparenza, bilanci sulle spese, costi del personale. Il mancato, eccoci qua raga, questa è la disposizione che dà sostanza alle cose che scriviamo, altrimenti sono parole vane. Il mancato raggiungimento di questi obiettivi, ve l'avevo già accennato prima, determina una responsabilità dirigenziale ex articolo 21 del TUPI. Cosa comporta la responsabilità dirigenziale? A seconda della gravità dell'illecito, chiamiamo così, commesso, ma non è un illecito, del mancato raggiungimento degli obiettivi, possiamo avere la non conferma dell'incarico dopo il triennio, la cessazione dell'incarico, la revoca dell'incarico, sono sanzioni pesanti. E infatti del mancato raggiungimento si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. Ok? Andiamo avanti. Le PA pubblicano i dati entro 3 mesi dall'elezione, nel caso del sindaco, il suo curriculum, lo stipendio, eccetera. Dalla nomina o dal conferimento dell'incarico nel caso dei dirigenti e per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato. Quindi già qui abbiamo una deroga rispetto alla pubblicazione quinquennale di cui agli articoli precedenti. Ok? Basta. Dobbiamo capire solo il concetto, non ci dobbiamo imparare a memoria la disciplina. 3 anni, 5 anni, però solo i parenti entro il secondo grado, ma solo che vi consentano. No, dovete cogliere il concetto e i quiz li farete a occhi chiusi. Anche su incarichi di collaborazione e consulenza, ovviamente. Ricordatevi sempre, questo, possiamo dire solo questo su questo articolo, che la consulenza è comunque difficile da motivare come incarico, perché la PA in cosa chiede una consulenza? Su procedimenti di sua gestione. E una PA che deve fare quando ha un procedimento di sua gestione? Assumere personale competente. Perché chiedere una consulenza esterna? Strapagandola. Ecco perché è difficile da motivare. Ma chiaramente quel consulente, svolgendo attività finalizzata a pubblico servizio, quei dati devono essere pubblicati. Quelli limitati alla tangenza con l'attività di pubblico interesse. Non è che bisogna mettere quante case c'ha, con chi è sposato, eccetera. Ok? Andiamo avanti. Incarichi conferiti alle società controllate, perché non ce lo vediamo nello specifico? Perché io prima vi devo premettere cos'è una società controllata. Proviamo a vedere. Le società a controllo pubblico, cioè dove ci sono sia capitali privati e pubblici, ma il pubblico è prevalente. Le società in regime di amministrazione straordinaria pubblicano entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza o professionali, anche arbitrali. L'arbitrato non ce lo facciamo, non serve a niente ai concorsi. Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, la ragione, la durata, il curriculum, i compensi comunque denominati, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente, cioè per titoli ed esami, per titoli e colloquio, solo per colloquio. Allora, la pubblicazione delle info di cui al comma 1, cioè queste cose che abbiamo appena letto, leggete qua, relativamente agli incarichi per i quali è previsto un compenso, quindi non quelli gratuiti, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. Cioè se non c'è la pubblicazione del curriculum, del tipo di procedura scelta, dell'oggetto dell'incarico, della durata dell'incarico, della ratio dell'incarico, raga, quell'incarico non esiste. Anche se il dirigente svolge l'attività, non ha diritto al pagamento. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione, vi ricordate chi è, l'abbiamo visto prima, nei comuni è il responsabile della prevenzione della corruzione, cioè il segretario, e il soggetto che ha effettuato il pagamento, quindi in caso ci sia stata questa erogazione, nonostante non siano stati pubblicati quei dati del dirigente,
sono soggetti a una sanzione pari alla somma corrisposta. Pensate se gli pagano un anno di stipendio a un dirigente, sono 100-120 mila euro, e rispondi tu, sperando che tu abbia un'assicurazione per responsabilità civile. Andiamo avanti. Amministratori esperti nominati non ci interessa. Sulla dotazione organica e il costo del personale, sì. Le PA pubblicano il conto annuale del personale, cioè quanta dotazione hanno, 7 funzionari, 9 categorie C e 4 dirigenti, per un totale di spesa pubblica di 720.000 euro l'anno. Ok? Personale effettivamente in servizio, il costo effettivo, la distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato articolato per aree professionali, e tutto ciò che troviamo già nella pianificazione, nel piano triennale dei fabbisogni del personale, ok? Che è contenuto nel PAO a livello comunale. La pubblicazione è trimestrale, non ve lo dovete imparare. Basta, perché veramente dopo sono articoli. Questo andiamo avanti, bandi di concorso, giusto perché ci interessa, perché andiamo avanti, sono tutte categorie di soggetti assimilati ai dirigenti, ai titolari di incarichi politici, ai dipendenti, sto parlando dei consulenti, chi ha la collaborazione, chi ha contratto a tempo determinato, anche loro devono avere i loro dati pubblicati, semplicemente andava scritto in un articolo, io avrei fatto un articolo unico, ma va bene così. Questo ci interessa solo perché riguarda i bandi di concorso. Le PA pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento a qualunque titolo, cioè, ripeto, per titoli d'esami, per esami, di personale presso la PA, nonché i criteri di valutazione della commissione, cioè quale sarà la griglia che usano. Basta. C'era bisogno di leggerlo questo articolo, secondo voi, una volta che abbiamo capito che vuol dire trasparenza e pubblicità? Performance. Le PA pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziato. Chiaramente, raga, come funziona la performance? C'è un fondo. La pubblica amministrazione deve costituire un fondo con un proprio atto. Allorché ci saranno le pagelle dei dirigenti sul personale non dirigenziale, se la valutazione è positiva, avrai la retribuzione corrispondente al fondo stanziato. I soldi sul fondo ci devono sta, se no che performance facciamo? Principio della concretezza. Cos'altro si pubblica? I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per il trattamento accessorio, cioè per questi soldi in più. La loro distribuzione di questi soldi per dare il conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi. Questa è tutta roba che nel concreto fa l'OIV insieme ai dirigenti, ma lo fa l'OIV, la valida l'OIV. Perché lo fa? Perché lo prevede questo articolo di legge. Contrattazione collettiva, ancora troppo presto per farla. Gli enti vigilati in controllo pubblico, le partecipazioni in enti di diritto privato, non ci interessa. Sui provvedimenti amministrativi, vediamo che ci dicono. Aggiornano ogni 6 mesi in amministrazione trasparente l'elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e da dirigenti, cioè giunta e consiglio, con riferimento a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, cioè tutto il codice degli appalti, gli accordi stipulati tra PA e con soggetti privati o con altre PA. Oddio, come i contratti? Eh sì, l'avevamo visto nella prima o seconda o terza lezione. La PA non si muove solo autoritativamente con il provvedimento amministrativo espresso classico puro. La PA può fare anche accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, cioè che lo integrano o lo sostituiscono, ma può anche stipulare accordi in generale, non che sostituiscano il provvedimento, accordi, purché siano motivati, rispondano a pubblico interesse. È uno strumento semplicemente diverso, più flessibile, per ampliare le facoltà di azione e movimento della PA. Tra l'altro ecco perché nei principi generali della 241 di recente modifica hanno introdotto che la PA nei rapporti con il cittadino, con i privati, si muove in leale collaborazione e buona fede. Non si era mai parlato di buona fede e leale collaborazione della PA. Che buona fede? È un soggetto pubblico, è un soggetto sopraelevato rispetto al cittadino. Che buona fede? Invece sì, perché? Perché può fare attività di diritto privato non autoritativa. Ecco perché comunque deve attenersi a buona fede e leale collaborazione,
che sarà parametro di giudizio per il giudice sull'attività anche della PA. Ancora pubblicazioni in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzioni di vantaggi economici, devono essere pubblicati anche questi. Oh, regà, chiaro, poi se al concorso vi capita una domanda, per quanti anni deve essere pubblicato un decreto di attribuzione di un incarico a un dirigente? Non ci ricordiamo che è per i 3 anni successivi, va bene, noi non stiamo facendo delle lezioni, anche perché ho appena iniziato, noi non abbiamo appena iniziato, non stiamo facendo delle lezioni così approfondite. Il nostro obiettivo adesso è garantirci l'80% delle risposte a un concorso pubblico, 80-90, stop, che sappiamo comunque parlare su qualunque cosa, muovendoci con i nostri principi generali. I soggetti beneficiari non ci interessano, i gruppi consiliari non ci interessano, gli obblighi di pubblicazione del bilancio, ovvio, dei beni immobili, della consistenza patrimoniale dell'ente, cioè quali immobili hanno, case, teatri, biblioteche e così via. Ancora, le PA pubblicano gli atti dell'organismo indipendente di valutazione. Ok? Pubblicano la relazione degli organi di revisione amministrativa, qua siamo sul lato finanziario contabile, del bilancio di previsione, le sue variazioni al bilancio in corso d'opera e al conto consuntivo. Ovvio, ovvio. I servizi erogati, i tempi di pagamento della PA, vedete quanta roba che devono pubblicare. Sui procedimenti, sui controlli, sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio ai dati. Cioè qua vi stanno dicendo che quando il cittadino si muove con autodichiarazione in sostituzione delle certificazioni, e siamo in tema di DPR 445 del 2000, la PA chiaramente farà dei controlli sulle autodichiarazioni, non è che se le fa andare bene così. Ai fini della legge intanto valgono per fare domanda, per cominciare un'attività, per iscriversi a un concorso, ma poi la PA fa i controlli e ne rende conto nel sito. Come li hai controllati a campione? Li hai controllati tutti? Ci siete su questo passaggio? Riascoltatevi questo audio se non ci siete. Effettuazione di pagamenti informatici, andiamo avanti, guardate quanti articoli inutili. Io penso che se non ci fosse uno che vi fa un'attività di mediazione, si impazzirebbe. Valutazione delle opere pubbliche non ci interessa. Trasparenza dell'attività di pianificazione, che altro si pubblica? Le PA pubblicano gli atti di governo del territorio, tra cui i piani territoriali, i piani di coordinamento, i paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione. Qua entriamo in un filone che non viene mai chiesto ai concorsi, cioè il piano regolatore generale, i piani paesaggistici, la valutazione di impatto ambientale, sono tutte cose che non vi interessano. Lasciamo da parte. Articolo 40. Accesso ambientale, non ci interessa, andiamo avanti. Ve l'avevo detto che era pieno di articoli inutili, eh? Servizio Sanitario Nazionale, non è il nostro ramo. Interventi straordinari di emergenza, via. Responsabile per la trasparenza, adesso sì, possiamo fermarci. Avete visto quanti articoli inutili? Ecco quella cosa che vi dicevo in concreto. Cioè che le nostre leggi non solo noi le dobbiamo filtrare, ma anche all'interno delle leggi già filtrate, dobbiamo operare un doppio filtro sugli articoli che ci interessano. All'interno di ogni PA, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito verrà chiamato anche per la trasparenza, cioè il segretario comunale a livello di comune, viene indicato nel piano triennale della prevenzione della corruzione, il suo nome chiaramente, svolge attività di controllo sull'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, ne assicura la completezza. Segnala all'OIV i casi di mancanza. I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo flusso delle informazioni e collaborano insieme al responsabile, cioè al segretario, sulla regolare attuazione dell'accesso civico, cioè il fatto che effettivamente un cittadino possa aprire un sito, andarsi a vedere gli atti, che i link funzionino, i backlink funzionano, i link ipertestuali funzionano. In relazione alla gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale a chi lo segnala, all'OIV chiaramente. Andiamo avanti. Siamo quasi alla fine, eh? Compito dell'OIV.
L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale, che non è il PNA dell'ANAC, è il piano singolo di ogni PA, e quelli indicati nel piano della performance. Era quello che vi dicevo nella parte 1 sul pacchetto trasparenza, cioè che il controllo dell'OIV non è che si limita a quello che gli presentano i dirigenti, alle pagelle che hanno dato e basta. No, devono fare un controllo incrociato col piano della performance, ma anche con tutti gli altri piani di programmazione che toccano, tangono performance, pubblicità, trasparenza e pubblicazione. Valutano l'adeguatezza dei relativi indicatori. Ok? Utilizzano queste pubblicazioni, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance e organizzativa e individuale del responsabile e dei dirigenti. Capite che importanza ha l'OIV? Capite perché vi ho fatto un video specifico sull'OIV? Compiti della CiVIT, non ci interessa, però leggiamolo. L'ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa tramite poteri ispettivi. L'abbiamo visto quando abbiamo fatto il pacchetto anticorruzione, potere ispettivo e sanzionatorio, dà concretezza al sistema anticorruzione in capo all'ANAC. Ok? Tra l'altro l'ANAC ha un potere di ordinare entro un termine non superiore a 30 giorni la pubblicazione dei dati mancanti. Capite che importanza c'ha? Il mancato rispetto della pubblicazione, lo abbiamo già visto, è illecito disciplinare e l'ANAC ha il potere di segnalarlo all'ufficio disciplinare che farà partire il procedimento disciplinare tramite contestazione dell'addebito al dirigente, cioè glielo fa per iscritto la contestazione. Da là si aprirà un procedimento che dura, credo, 120 giorni, entro i quali l'ufficio dei procedimenti disciplinari dovrà giungere a una pronuncia. Andiamo avanti. Quindi ANAC e OIV come soggetti controllori, segnalanti, ispettivi. Solo l'ANAC invece è sanzionatorio. Questa non ci interessa, andiamo al 47, siamo quasi alla fine. Casi specifici non ci interessa, andiamo avanti. Andiamo avanti. Norme transitorie e finali. Ragazzi, abbiamo concluso. Sono principalmente i primi articoli quelli ad essere importanti in questo pacchetto, ve l'avevo già anticipato. Ovviamente la classica clausola di invarianza finanziaria, cioè che tutta sta roba nuova, i nuovi compiti dell'ANAC, del responsabile della prevenzione della corruzione, dei responsabili dei procedimenti che devono pubblicare, deve essere fatto tutto gratis. Va bene. Ok, abbiamo chiuso anche il pacchetto trasparenza, siamo fortissimi e direi che il prossimo concludiamo invece anche con il decreto legislativo 97 del 2016. Ciao ragazzi, buono studio.